4, 5. Oddio. 6, 7. Su, forza, che sia. Piano, piano. Ma che succede? Piano. Questa roba sarà carica. Ciao. Ma che cosa avete portato? Sono le donazioni del personale ospedaliero. Abbiamo saputo del fu. Ragazzi, non lo siete dei veri tesori. Ti ho detto che abbiamo saputo del furto. Lo so, vi sembra possibile? Sì, ecco. No, bisogna essere crudeli per rubare ai bambini poveri. Dammi anche quella roba. Siete eccezionali. Sì, perfetto. Ma ho paura che non bastino comunque. Come vorrei poter mettere le mani su quel delinquente? Senti, la polizia cosa ha detto? Oh, Rick, sono molto occupati in questo periodo. E non è grave per me. Grazie. Qui ci vorrebbe un miracolo. Non demoralizzarti, questo è il periodo dei miracoli. Non si sa mai, magari c'è un Babbo Natale in giro da qualche parte che può aiutarci. Vorrei che fosse vero, Sam. Se venisse qui, gli darei il più grosso bacio di Natale del mondo. Cioè, ma diamoci una mossa, sennò non finiamo più. Lavora, tu! Io non ho mai creduto a Babbo Natale, Samantha. Meno sempre. Non credevo neppure al topolino del dentino. Al contrario, io credevo a tutto, e specialmente a Babbo Natale. Ma davvero? Ma davvero? Sì, esatto. Io gli scrivevo sempre. Non solo per chiedere regali, ma per raccontargli i miei sogni e per dirgli che il rosso gli dona. Oh. Quando scrivevi a Babbo Natale, come ti rivolgevi a lui? Parlo sul serio. Sì, e questi ragazzini non hanno un Babbo Natale. Oh, ma ce l'hanno, siamo noi. Sono ansiosa di vedere le loro reazioni. Io vado in cucina a prendere altre. Prendi questa intanto. Ah, oh, ecco papà. Ecco il mio regalo. Ciao, cara. Ottima idea. Ehi, fermi, voglio dire, cosa fate? State indietro. Li ho fatti io stesso. Dove li metto? Non la vedo. Dall'Oriente. Sei proprio stonato, Fletcher. Non dire di no. Avanti, attacchiamo queste luci, forza. Senti, io sono troppo occupato a cantare la canzone dei Re Magi. Appendile tu le luci, d'accordo? Non fare storie. Provaci almeno. I bambini stanno per arrivare, lo sai. Chelsea vuole che sia tutto pronto. Quindi dobbiamo darci da fare. Dov'è? Prendi le luci, forza. Sì, ma dimmi dov'è Chelsea. Smettila di pensare a Chelsea. In cucina? Perché di dov'è, certo di là? I kit se li mangerebbero. È da quella parte, grazie. Ehi, ciao. Ben, aiutami tu, visto che tuo padre è altro. Ciao, stai facendo un ottimo lavoro qui. Ma non abbiamo ancora regali a sufficienza. Fletcher, volevo che fosse il più bel Natale della loro vita, capisci? Volevo che si divertissero. Ehi, ma sono fortunati perché almeno hanno qualcuno che pensa a loro. Ma no, lo sai, i bambini vogliono fatti molto concreti. Tu sei un fatto concreto. È vero. Tu hai molte cose da dare, tanto amore. Ma non è abbastanza. Grissino, senti, so che quest'anno è stato difficile per te. Johnny ti ha lasciata, poi il furto e tutto quello che è successo. Ma non ti far prendere dallo sconforto. Già. Senti, non puoi reagire così, ti prego. Insomma, quei ragazzini saranno al settimo cielo perché qualcuno ha pensato di dare una festa per loro. E non sarà triste. Di chi è questo? È mio. Quando diranno che è il pensiero ciò che conta. Sì, sarà triste, ma i bambini sono bambini. E anche se questa festa finirà, i giocattoli saranno già rotti magari e i dolci saranno finiti e qui dentro sarà solo confusione. Tuttavia, quei bambini continueranno a sentirsi amati. Da te. Da tutti noi. Questo è il loro grande regalo, credimi. Sai, Fletcher, io ti detesto quando hai ragione. Beh, io sono un bravo ragazzo, ma non dirlo a nessuno, Ah, tanto nessuno ci crederebbe. Mm. Buon Natale. Buon Natale anche a te. Dunque, vediamo se riesco a trovare l'altro accanto, eh? Eccolo qui, ci siamo. Senti, perché non scendi un attimo così mi dai una mano? Anche perché pesi... Visto che tuo padre non c'è niente. Ah, grazie. Come andiamo? Sei la ragazza più simpatica che conosco. Già. Sono contento, sai. Oh, grazie, Maureen, grazie mille. Ciao, Michelle. Dov'è Frank? Non lo so, probabilmente è in giro con una nuova amichetta. Cosa vuoi che gliene importi di una festa barbosa per i bambini? No, sbagli a giudicare Frank. Allora dammelo. Ed ecco che in testa si piazza la grande Samantha su Blue Marler. Eccola affrontare la curva a tutta velocità. Conduce, forza Samantha, forza, dai Samantha, urra! E di questo rendiamo merito al dottor Daniel St. John. È bravo Daniel. Pura fantascienza. Visto, lo sapevo che Babbo Natale. Sì, d'accordo, hai ragione tu. Poco vedere. Finalmente è stata brava. Se il dottor St. John sa fare miracoli, come mai non fa niente per la gamba di sé? Sono sicuro di averla vista muoversi, te lo giuro. Può significare un enorme progresso. Sì, può anche darsi, ma non è così semplice. Dylan,
Il dottor St. John vuole evitare che Sam si illuda senza che vi siano delle certezze. Beh, magari lei ha bisogno di speranze. Sì, ma le false speranze sono una cosa pericolosa. Io desidero solo che lei guarisca. E prima lei starà meglio, prima noi. Prima noi cosa? Tutto questo. Chissà cosa c'è dentro questo pacchetto. Per Natale io desidero solamente che Sam possa guarire. Ecco, questo lo mettiamo qui. Non farle cadere, mi raccomando. Qui ne mancano due, lei tu. Sì, le ho io, ecco. Bene. Senti, hai comprato a Gilly un anello di diamanti perché le donne li adorano, soprattutto quando hanno un sottinteso. Di che cosa parli, Fletcher? Sai benissimo di no, cosa parli. No, non so di che cosa parli. Uno, due, tre. Qui ci sono ancora dei testoni, cosa dici? Li mettiamo qui? Sì, certo, più ce ne sono meglio. Sì, ma non tutti da quella parte. Ehi, hey, Billy! Ragazzi, attenti con questi testoni che si rompono. Sono fiero di te, papà. Tutto a posto, Babbo Natale. Meno male. Ehi, un attimo, questi sono i regali rubati da casa mia. Da dove vengono? Da dove arrivano? Ah, questo è un miracolo. L'ho sempre detto che sono un miracolo. Grazie, Maria. Prego. Beh, anche oggi ho fatto la mia buona azione. Ci vediamo, amico. Come? Te ne vai di già, non ti credo? Eh no, la mia nuova vita mi sta aspettando. Grazie per i bastoncini. Auguri. E grazie. Si diverte. Sai qual è il regalo che mi renderebbe felice? Passare le feste con il mio papà. E tu cosa vorresti per Natale, signora? Non hai ancora preso. Ce l'hai fatta. Già, buon Natale, Sara. Buon Natale anche a te. Che ne pensi del fatto che Dylan mi avrebbe vista muovere una gamba? Non è la cosa più sciocca mai sentita. Io non lo trovo tanto sciocco, no. Non lo è.